Ciao a tutti, io sono Elena e bentornati in questo nuovissimo video. Nonostante non sia ottobre, soprattutto non è Halloween, voglio fare comunque questo video dove vi racconto il mio primo film horror che abbia mai visto, insomma. Non ricordo di aver mai visto un film horror prima di questo e soprattutto perché io ricordo che ho sempre amato l'horror, se questo è stato il primo non me lo chiedete. Non mi ricordo neanche il nome di un attore, soprattutto neanche anche di personaggi zero di Porta Zero, che comunque è da tanto che non lo rivedo, però ricordo molto bene la trama e soprattutto le mie impressioni al riguardo. Il film in questione è The Collector, sicuramente lo conoscete, spero di sì, e racconta di questo signore che fa il falegname o qualcosa del genere, non ricordo molto bene. Comunque stava lavorando a una villa di persone molto ricche e spera di derubarli, perché comunque lui sta passando un periodo di crisi, il divorzio, le cose. Comunque, spera di rubargli un po' di soldi, perché comunque dopo vari lavori in questa villa è venuto a scoprire dov'è questa cassaforte e soprattutto la password. E quindi una notte si addentra in questa villa e cerca di rubare i soldi, però sente cose strane in questa casa, che non sono molto sospette. E infatti c'è qualcuno in casa che non è la famiglia in cui che vive in questa casa. È un tizio con una maschera che vuole rubarlo, vuole rubare a lui, come si dice, sequestrarlo, perché lui è proprio The Collector, il collezionista forse in italiano, e che appunto rapisce le persone per collezionarle. In un gruppo di persone ne prende uno per, diciamo, collezione. Ovviamente lui cerca di scappare da questa casa ed è l'unico sopravvissuto. Riesce a scappare, però poi succede una cosa che non vi dico, vabbè. Lui, diciamo, c'è un motivo per cui lui deve tornare indietro, è una cosa molto fatale questa cosa che ha fatto, non doveva, anche se giustamente da un lato ha fatto la cosa giusta, ecco, e dall'altra tipo, ma che cazzo fai? Ecco, ovviamente in tutti i film horror il protagonista non sta mai a ascoltare noi che lo guardiamo, comunque. E questo film ricordo che mi ha fatto cagare sotto, nonostante non sia uno dei migliori tra tutti i film horror che ho visto, perché ho visto comunque film horror migliori di questo, però ci sono molto molto affezionata, perché comunque è stato il primo che mi ha fatto innamorare dell'horror effettivamente. Quindi non posso non amare questo film, anzi adesso devo rivederlo. Credo che lo rivedrò in streaming. Io avevo il DVD, chissà che fine ha fatto, non lo so. Mia madre l'ha nascosto perché ovviamente, come tutte le mamme, nascondono cose che poi spariscono completamente. Quindi dicevo, questo non è sicuramente il film horror migliore che abbia mai visto, però a me piaceva tanto. Io l'ho visto forse 6-7 anni fa. Quindi è quasi un decennio che guardo film horror, non ci credo mai. Però comunque io vi lascio il trailer in descrizione se volete vederlo e poi magari decidete se guardare questo film oppure no. A me mi ha fatto tantissima paura e schifo soprattutto, lo vedrete nel trailer sicuramente, ma meglio poi se guardate il film. Mi ha fatto tantissima paura, mi ha fatto cagare sotto e ripeto schifo, 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 tipo, oddio, ma non guardo. Però poi riguardandolo, poi perché l'ho riguardato altre volte, però diciamo che poi guardando gli altri migliori di lui, non l'ho guardato più perché giustamente ero impegnata a guardare film migliori. Però vorrei riguardarlo, sinceramente, vorrei riguardarlo forse non adesso, magari sto Halloween e magari forse ci farò anche un altro video bene dove faccio spoiler dopo averlo rivisto magari per Halloween. E a me
ripeto, adoro tantissimo. E io vi giuro che a un certo punto mi sono sentita sollevata perché, appunto, lui, il protagonista, riesce a scappare da questo maniaco pazzo furioso e riesce anche quasi a sconfiggerlo. Quasi. E quindi tipo, oddio, la prima volta che vedo un film horror è la prima volta in cui il protagonista riesce a scappare. Cioè, non è mai successo nella storia dei film horror, perché dovrebbe succedere in questo? Infatti, vabbè, non ero molto affiatata all'epoca, quindi non avevo visto altri film horror, non sapevo ancora come funzionavano, però penso che rivedendolo adesso sarà pieno di difetti, questo non lo so perché io all'epoca non guardavo i difetti di film, serie TV, ma solamente i pregi. Ma questo in generale, anche nei libri, non guardavo molto i difetti, però non lo so, magari adesso potrei avere un occhio più critico, avendo visto anche altri film horror. E comunque vabbè, io vi lascio, ripeto, il link del trailer su nelle schede e queste erano le mie impressioni della prima volta che ho visto questo film. Non so se saranno uguali adesso. E io spero che voi possiate guardare almeno il trailer e dirmi comunque le vostre impressioni, se voi l'avete visto di recente oppure no. Magari confermate la mia tesi adolescenziale su questo film, oppure la potete anche demolire completamente e dirmi cos'è che non va in questo film, perché probabilmente, anzi sicuramente, la demolirò io stessa riguardandolo. Comunque, vabbè, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like in tal caso, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!